Dopo la paura per il nuovo allarme meteorologico, continua l'emergenza nell'emergenza e quella del fango e di rifiuti accatastati lungo le strade della Toscana nei comuni più colpiti dall'alluvione. Mobili, elettrodomestici, ricordi di una vita, centinaia di cittadini hanno perso tutto. Dopo le lacrime versate per questa tragedia che ha provocato vittime e feriti, la popolazione si è rimboccata subito le maniche per cercare di tornare il prima possibile alla normalità. Al loro fianco anche volontari provenienti da ogni parte d'Italia. Lunedì scorso dalle Marche è partita la colonna mobile della Protezione Civile Regionale, tra loro anche i volontari del CB Club Mattei di Fano, destinazione Seano, una frazione del comune di Carmignano in provincia di Prato. Siamo circa 15 associazioni, con 47-50 persone volontari. In questo momento sta operando Pesaro e Ancona, e insieme a noi ci sono anche le altre associazioni locali come la FA di Bruno, Pesaro e altre località della zona di Pesaro. Del CB Club Mattei in quanti siete? Del CB Club Mattei siamo, in questa missione qui, siamo in 6 persone, e 2 si sono mosse anticipatamente sabato e sono salite col camion gru e le pompe, gli idrovore grosse della regione, per poter fare il travaso delle acque uscite dai canali sui terreni. E dopodiché siamo partiti l'altra squadra, tutta la colonna mobile, e diciamo con manovalanza, per aiutare la popolazione, aiutarli nel sgomberare i garage scantinati. Ecco, ma in generale qual è la priorità oltre a quella abitativa? Questa qua in zona da noi, grosse problematiche non ci sono, se non ecco i garage e tutti i locali interrati, seminterrati, che in alcune zone hanno avuto l'acqua fino verso il solaio. E la cosa grossa è stato quello di portare via tutti i materiali che erano danneggiati, distrutti dalle forze dell'acqua e dall'impregnamento, accatastarli, poi dopo si era organizzato un servizio di raccolta rifiuti, e in questa situazione, in questi 4-5 giorni, in questa zona qui, siamo riusciti a metterli, diciamo, a risolvere la problematica. Poi però, considerata l'allerta meteo, proseguito Battistelli, ieri c'è stato un intenso lavoro iniziato già alle 8.30 per riempire 5.000 sacchi di sabbia e distribuirli nelle zone più a rischio. E come siete stati accolti dalla popolazione? Qual è il loro stato d'animo? Hanno le loro problematiche grosse, però hanno una bella forza di spirito, perché si sono rimboccate le maniche insieme a noi, abbiamo tirato fuori tutto il materiale, abbiamo ripulito il garage per quello che è, c'è rimasto qualcosina, adesso interverranno gli autospurghi. Diciamo che ieri è stata una giornata di stand-by, anche gli autospurghi non hanno operato, perché dice se la previsione dovesse volgere al peggio e poi ritroviamo l'acqua dentro il garage, inutile tirarla fuori. Sarebbe stato un lavoro oggi, inutile, poi... certo. Per quanto rimanete lì ancora? E siamo in partenza perché, viste le condizioni meteo, che come si prevedeva non è successo niente per fortuna, e qui per cui il COC ha deciso di smobilitare i lavori che c'erano da fare, li avevamo già portati a termine l'altro giorno, per cui siamo in partenza, adesso è il tempo di caricare. Buon rientro a Fano e grazie per quello che fate. Grazie, comunque abbiamo anche un'altra squadra in un'altra zona che è stata attivata successivamente con la FIRCB, che lì mi dicevano che la situazione era un pochino più pesante. Loro difatti stanno ancora operando e opereranno fino a domenica per la pulizia delle strade e del fango.